Buongiorno! Oggi sono con mio fratello. Buongiorno! Che mi è venuto a prendere. Se mi vedete con una codona alta da pazza, ma perché in poche parole ho deciso di fare un altro cambiamento, un altro piccolo cambiamento. E tu che pensi? Che la gente ti prende per pazza, obiettivamente. Sì, lo so. Effettivamente è vero, c'ha ragione, mi prenderete per pazza, ma sto andando di nuovo per l'ennesima volta dal parrucchiere e vado a smontare il fucsia. Allora, stavolta la motivazione è un po' più seria rispetto al grigio, al fucsia, perché in poche parole il fucsia a me piace veramente tanto, devo essere onesta, mi piaceva. Obiettivamente il grigio era proprio il top dei top, era il colore che avrei voluto tenere più di tutti, però siccome i capelli li ho veramente massacrati, bruciati, cioè all'ennesima potenza, allora ho detto... Non c'è due senza tre. Sì, bravo, non c'è due senza tre. No, ho detto facciamo di platino in modo tale che almeno poi li lascio respirare, perché diciamo platino è un colore tranquillo che non ha bisogno di manutenzione, no? Quindi li faccio platino, sempre con la ricrescita nera, in modo che li faccio allungare, respirare, non li tocco più, promesso, ve lo giuro. Tu ci credi? Io no. Io sì, io ci credo, ragazzi, quindi credeteci anche voi per me, a meno che insomma non voglia rimanere pelata. E quindi li faccio platino e poi basta, mi fermo, mi stoppo, perché altrimenti davvero, ragazzi, rimango pelata e non mi pare proprio il caso. E niente, adesso andiamo a fare colazione da Meo Pinelli, perché noi se non facciamo colazione non carburiamo, la giornata non parte. Ah, ho limato le unghie da sola e messo tipo lo smalto di Kiko. Le ho fatte a mandorla perché a quadrate non mi piacevano come mi stavano. Io già ho la manona grossa, tozza, mi faccio pure le unghie quadrate e a fine, insomma. E niente, dai, allora noi andiamo a fare la pappa e ci vediamo dopo. Allora, siamo arrivati al bar, ho preso il mio saluto cappuccino e poi il mio mini cornettino con la cioccolata bianca. E mo niente, ora facciamo colazione e poi dopo corro dal parrucchiere, aiuto! Ah, salutate il fucsia, basta fucsia, sono là che giocherò a platino. Allora, solo da Fabio in tempo 10 minuti sono già bianca, cioè 10 minuti, quindi... Si necesita reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Ok, sono appena uscita dal parrucchiere. Ecco il risultato. Yes! Allora, praticamente me li ha di nuovo sbiancati. E praticamente niente, ora sono bionda e penso di rimanere bionda, perché altrimenti prendo i capelli e li butto. Fortunatamente Fabio è bravissimo, quindi me li mette sempre in piega bene. Usa dei buoni prodotti. Questi sono alla luce, guardate che bel biondo, proprio un biondo bello bello bello. E niente, ragazzi, ora noi andiamo a fare la pappa perché stiamo morendo di fame, vero amore? Io so fame. Io anche. Andiamo a fare la pappa e niente, ci vediamo dopo. Abbiamo appena finito di fare la pappa da Burger King. Ho preso il nuovo panino, quello là, come si chiama? Ricordo. Vabbè, con la cipolla croccante, ragazzi, non potete capire. Ce l'hanno tutti la cipolla croccante del Burger King. Davvero? Beh, sì. Vabbè, è il nuovo panino, insomma, e era top favola, wow. Ma adesso stiamo andando a fare una sorpresa a Eleonora, l'amichetta mia, e gli piombiamo a casa, gli portiamo un bel vassoietto di pasticcini e così se lo mangia. E gli andiamo a fare una sorpresa, perché sappiamo che oggi lei sarà a casa tutto il giorno e quindi gli andiamo a rendere la giornata un po' più sweety. Ciao patata, sei contenta che ti abbiamo fatto la sorpresa? Ah, voglia, sì, non me l'aspettavo. Tra l'altro mi hanno portato anche la roba per ingrassare. Qui c'è un piccolo Fedez con questi capelli. E poi c'è l'amore di zia che gli zompa subito in braccio a zia. E a zia! Oddio! E te l'amore di zio! Dove va? È scappata. Allora, e niente, noi stiamo qui con Ele, quindi stiamo a cazzare un po', abbiamo fatto merenda.
Allora io ho attaccato la fissa della cartomanzia, non potete capire, piena moda gente, clip, cioè guardate di queste clip quanto sono carine. Gli è arrivata pure la nuova Jockey Book Mint. Cioè, penso Federico mi odia perché io. Si è fatta stampare anche le foto. Sì, si è fatta stampare le foto. Io ho attaccato un'altra malattia, in poche parole. Ossessiva. Ossessiva, compulsiva. Esatto. Vero? E niente, quindi mo finiamo da fare la nostra merendina cicciottosa. Allora, stiamo andando... Quanto è stupida Eleonora. Allora, stiamo andando a Tiburtina perché in poche parole dobbiamo prendere la tinta perché abbiamo deciso di fare platino Eleonora che sta dicendo che Federico è bippoppa. Non si vede. Vedete? Perché Federico dice che sono cicciona, allora noi abbiamo detto che lui è bippoppa. E niente, siamo andati a Tiburtina a piala di colorazione perché oggi mi improvviserò parrucchiera e farò i capelli Eleonora. Che c'ha l'arancione. Voi direte: Giulia, datte pace perché senza i capelli tua devi rovinare qualcun'altra. Ebbene sì, però Eleonora mi ha praticamente costretta dicendo: dai, ti prego, fammeli. Io non ho detto, non mi prendo le responsabilità di come vengono, però li vuole, insomma, gli situazione fa. Attuale, giro di Kira che mi mangia un pozzo. Oddio, stanno schiarendo. Adesso diventerò bionda come Kira. Wow, yeah. Quindi ho appena fatto il primo step, quindi ho passato la decolorazione e mo dopo la sciacquo fra un po' e aspetto per fargli il bagno di colore. Mi sono improvvisata parrucchiera, so che queste cose non si fanno, voi non fatelo. Non fatelo. Allora, da notare come sto facendo uscire Eleonora. Giulia mi vuole far venire la bronchite, sappiatelo. Allora, la sto portando a casa mia, ragazze, perché in poche parole... Cioè, non abbiamo finito i capelli. Aspettate che è buio, ora arriva. Ok, allora, guardate Eleonora, sta con i capelli frascichi perché la stiamo portando di corsa a casa mia. Perché in poche parole abbiamo fatto tipo le 8 e Alessio ha già staccato da lavoro. E quindi ci ammazza. E quindi, siccome non vogliamo essere picchiate da Alessio, stiamo correndo a casa mia, gli asciugo i capelli a casa mia perché quello esce la mattina alle 5 e quando sono le 8, dritto. Quando sono le 8 vuole dormire. Sì, Francesco si era fermato in mezzo alla strada. Allora, devo dire che l'arancio si è un po' smorzato rispetto a prima. Però da bagnati ora non li vedrete mai perché sembrano addirittura verdi. Quindi andiamo di corsa a casa, cuciniamo. Io rido per non guardate i capelli di Eleonora. Cioè, e mo andiamo di corsa a casa, mangiamo. Io al buio sembro più bianca ancora. Vabbè, e niente, dopo vi tengo aggiornate. Allora ragazzi, il risultato è questo. Dopo essere scappato di casa. Allora, aspettate che glieli mettiamo indietro e ve li faccio vedere. Il risultato è questo qui. Quindi Giulia continua a essere mia amica. Ecco qua, vedete? Questo è il risultato. Ora... Io sono felice. Sei felice? Vabbè, naturalmente dobbiamo sistemare sopra perché è ancora rimasta un po' giallina sopra. Però almeno, mettete il profilo. Vedi, almeno è più bionda. Eleonora è più contenta. Possiamo continuare ad essere amiche? Sì, possiamo continuare. Grazie. Alla fine ci siamo fermati qua. C'è nata me, io ho fatto gli spaghetti al volo col tonno. Io direi quindi, ragazze, che il vlog finisce qua. Un grosso bacione, ci vediamo. Gli spaghetti. E ci godiamo gli spaghetti. Ciao! Ciao.